Benvenuti a una nuova edizione del telegiornale di Arte Rivista. La nostra copertina di quest'oggi è dedicata alla nuova mostra personale dell'artista finlandese Annu Palosuo, dal titolo Cannot Turn Back the Clock. Curata da Massimo Scaringella, la mostra è in scena in Brasile, al MAB, il Museo d'Arte della città di Blumenau. L'artista parteciperà inoltre alla mostra principale della 14ª edizione della Biennale di Curitiba, sempre in Brasile, seguendo le orme di artisti del calibro di Anish Kapoor e William Kentridge. Ma sentiamo le parole del critico d'arte Luca Beatrice riguardo a Palosuo. La pittura di Annu Palosuo mi sembra che abbia delle radici piuttosto interessanti. Da una parte nella pittura vera e propria, mi riferisco per esempio al mondo pop, che lui sicuramente guarda con una certa attenzione, però tentando ovviamente di superare una figurazione troppo tradizionale, per esempio andando a dialogare con il fondo della tela, una tela grezza non preparata, che quindi ha una fortissima valenza cromatica e che rappresenta a mio avviso l'elemento forse più concettuale di tutto quanto il lavoro di questo interessantissimo artista. Negli ultimi lavori pittorici di Annu, indubbiamente l'ombra è quasi un po' la protagonista, nel senso che non è un'ombra letteraria, ma è probabilmente così, in qualche misura la proiezione di un'immagine che diventa, più che non speculare, tende ad assomigliare ad una realtà altra. Credo che sia stato sicuramente un modo anche piuttosto originale, piuttosto nuovo da parte dell'artista di voler far così dialogare la sfera del realismo, quella in cui lui si ritrova sostanzialmente, pur non essendo un pittore certamente, diciamo, un figurativo classico, ecco, tanto per intenderci, e invece una sfera un po' più onirica, un po' più surreale, un po' più fantasmatica, più avvolgente, forse anche più sfuggente. Mi pare onestamente che questi lavori di Annu Palosuo abbiano raggiunto una maturità che aspettavamo da tempo, un artista cresciuto, un artista appunto secondo me molto sicuro dei propri mezzi, fantasioso, che però non si toglie mai assolutamente il piacere del dipingere, il piacere del colore, la capacità di stupire il proprio pubblico, anche fondamentalmente di godere della propria arte. E un'altra grande mostra è in programma fino al prossimo 13 gennaio alla Fondazione Prada di Milano. Il sarcofago di Spitzmaus e altri tesori è il titolo del nuovo progetto espositivo concepito dal regista cinematografico Wes Anderson e dall'illustratrice Juman Malouf. Il titolo della mostra rende omaggio a una delle opere esposte, il sarcofago di Spitzmaus, una scatola di legno egiziana che contiene la mummia di un topo ragno del IV secolo a.C. Inoltre l'esposizione riunisce oltre 500 opere d'arte e strani oggetti selezionati dagli stessi Anderson e Malouf, in una sorta di riflessione sulle motivazioni che guidano l'atto di collezionare e sulle modalità con le quali una raccolta è custodita, preservata e vissuta. E continuiamo a parlare di grandissimi registi, da Wes Anderson a Quentin Tarantino, che ritroviamo proprio in questi giorni al cinema con il suo ultimo capolavoro, C'era una volta a Hollywood. Ambientato nel 1969, la pellicola è incentrata su un attore televisivo, interpretato da Leonardo DiCaprio, e il suo stuntman, interpretato da Brad Pitt, che stanno cercando di sfondare anche al cinema. Sullo sfondo, il massacro di Sharon Tate e di altre 4 persone da parte di Charles Manson. Ecco il trailer del film. Oh, oh, eccolo, eccolo. Sono Rick Dalton. Molto piacere, Mr. Schwartz. Chiamami Marvin. Qua la mano. È tuo figlio? No, è la mia controfigura, Cliff Booth. Ieri sera ci siamo visti 2 film con Rick Dalton. Sparatorie! Quanto mi piace tutti quei morti. Tanti morti. Qualcuno qui ha ordinato krauti flambè? Bruciate, nazisti di merda! Sei un attore? No, uno stuntman. Sei sempre con Rick, eh? Sempre qui. Puoi fargli tutto quello che vuoi. Ti ho scritturato per fare l'attore Rick, non il cowboy televisivo. Puoi fare di meglio. Battuta? Stop! Che figura ridicola ho fatto di fronte a tutta quella gente! Cazzo!
passi, socio? Che ti prende? È ufficiale, vecchio mio. Sono roba passata. Eccomi qui, col culo per terra. E chi è venuto a vivere vicino a me? Sono Sharon Tate. Sono in questo film. C'è anche lei. Eccomi. Faccio Miss Carson, l'imbranata. A Charlie piacerai. In questa città può cambiare tutto all'improvviso. Ehi! Sei Rick Dalton, cazzo. Non dimenticartelo. Occupiamoci ora di libri con Cara Premier, ti scrivo, di Daria Colombo. 7 racconti che si leggono come un romanzo corale e parlano del nostro presente, delle sue criticità e delle nostre aspettative. Daria Colombo raccoglie in queste pagine momenti di vite normali, comuni, colti e raccontati nella medesima giornata, vite affacciate sullo stesso paese come un'istantanea del nostro tempo. Sentiamo l'intervista all'autrice ai microfoni di Musa TV. Sono 7 racconti. E forse la peculiarità narrativa di questo libro è quella di essere ambientati tutti lo stesso giorno, perché avevo intenzione di fare una fotografia del paese. I temi, naturalmente attraverso la narrativa, io non scrivo trattati, sono tutti temi sociali, quindi parliamo di varia genitorialità, parliamo di ambiente, parliamo di giovani che non riescono a trovare lavoro, insomma una fotografia del nostro paese oggi. L'ultimo racconto che dà il titolo al libro, Cara Premier, ti scrivo, parla di donne e di una visione di politica in fondo, che è poco muscolare, molto tendente alla mediazione, che pensa come pensiamo noi donne molto alle future generazioni e che forse potrebbe essere la soluzione per tutti i problemi trattati nei racconti precedenti. Emerge un'Italia con tante problematiche, però un'Italia che non si arrende, un'Italia piena di persone straordinarie che lottano, che credono che domani sarà migliore, che non si arrendono e che sono sempre straordinarie, pure con le loro drammatiche, a volte problematiche. Devo dire la verità, io sarei molto contenta lo leggessero anche gli uomini, perché c'è appunto una visione che è quella di affrontare il mondo con uno sguardo femminile, che però non è solo delle donne, possono avercela anche gli uomini. Io questo me lo auguro molto. Il Water d'oro dal titolo America, la provocatoria scultura d'oro massiccia o 18 carati di Maurizio Cattelan è stato rubato qualche notte fa in Inghilterra. A mettere a segno il furto una banda che si è introdotta a Blenheim Palace, antica residenza inglese di Winston Churchill, trafugando l'opera dell'artista concettuale italiano, che era stata installata nel palazzo a beneficio di turisti e visitatori che potevano anche utilizzarla in quanto funzionante. Proprio per questo motivo il furto ha provocato inoltre l'allagamento del museo. L'opera, del valore stimato di 5 milioni di euro, era stata esposta per la prima volta al Guggenheim di New York nel 2016 ed era ora in prestito nel Regno Unito. Per il furto è stato arrestato un uomo di 66 anni, ma le indagini proseguono e dell'opera non c'è ancora nessuna traccia. In attesa di conoscere ulteriori sviluppi, scopriamo qualcosa di più su questo eclettico artista con il video dei nostri amici di Artburger. Non verrà mai più nominato Cattelan, su questo ci giuro, io lo cancello assolutamente dal mio repertorio, mi vergogno di tutto quello che ho detto su di lui qui ha fatto una pagliacciata. Raccontare in 3 minuti questo artista è molto difficile.
Maurizio Cattelan è praticamente in tutti i libri di storia dell'arte. Nasce a Padova il 21 settembre 1960. I suoi studi c'entrano veramente poco con l'arte, è un autodidatta. E in seguito ad una brevissima carriera da designer, l'artista si afferma come dissacratore delle convenzioni di ogni regola del mondo dell'arte contemporanea, parola di Francesco Bonami. Non me ne voglia il signor Cattelan, ma bisogna premettere che è un genio del marketing e dell'autopromozione, oltre che visionario e venditore di ottimo livello. Come ama raccontare, esce di casa a 18 anni e per diverso tempo si mantiene da solo lavorando di giorno e frequentando le scuole serali, ma piano piano prende coscienza di che strada seguire e nel 1984 si licenzia dall'obitorio dove lavorava e si dedica completamente all'arte e al design. Espone nelle prime mostre tra Faenza, Forlì e Bologna. Fa avanti e indietro, Forlì, Milano, perché gli oggetti che crea gli danno da vivere. Li vende ed entra in un buon giro di conoscenze. Presenta questi oggetti a tutte le redazioni dei giornali di settore e vengono pubblicate costantemente. Collabora anche con l'azienda di design Dilmos, ma Maurizio si stufa e decide di cambiare binario. Attraverso le sue installazioni, sculture, azioni e performance si prende gioco del mondo dell'arte e dei suoi paradossi. Critica le politiche, le gerarchie sociali, gli interessi economici che dominano la vita contemporanea. Un esempio è Stadium del 1991, un lungo tavolo da calcetto balilla dove si fronteggiano due squadre, una formata da 11 uomini bianchi e italiani e l'altra da 11 uomini di colore, che indossano la divisa con un finto sponsor dal nome Raus, lo slogan con cui i nazisti appellavano i prigionieri politici o razziali per istigarne la cacciata. È un lavoro politicamente scorretto e un progetto tinto da uno spirito provocatorio. Ma il 1999 è l'anno della consacrazione vera e propria, con l'opera La Nona Ora, che raffigura il Papa Giovanni Paolo II morente a terra, colpito da un meteorite. L'immagine è inutile dire che fa il giro del mondo. Finisce su tutti i giornali con la domanda se quello che fa Maurizio è arte o una presa in giro. Espone a diverse biennali di Venezia, in numerosi musei, e le sue opere entrano a fare parte delle più prestigiose collezioni private e pubbliche. A Milano, nel 2010, viene installata a Piazza Affari l'opera dal titolo LOVE, acronimo di Libertà, Odio, Vendetta, Eternità. Una mano intenta nel saluto fascista, ma con tutte le dita mozzate, come se erose dal tempo, eccetto il dito medio. Altra grande attenzione mediatica. Insomma, abbiamo parlato del fenomeno italiano più importante degli ultimi 50 anni. L'opera intitolata Him è stata battuta all'asta a 17 milioni di dollari da Christie's a New York l'8 maggio 2016. È il record di sempre dell'artista. Questo artista, dal nome Maurizio, o lo ami o lo odi. Non ci sono vie di mezzo. Alla prossima puntata. E questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. Arrivederci alla prossima edizione del nostro telegiornale.